Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi ci sono un po' di cambiamenti, nel senso mi trovo in un'ambientazione diversa perché camera mia fa schifo, nel senso che sono una persona molto 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 poco ordinata e la mia camera diciamo che è disordinata a tal punto che non riesco a metterci un piede dentro. Sono una discarica, lo so. E non ho il tempo di sistemarla, perché appunto sono in quinto superiore, in questa settimana ci stanno affossando gentilmente. Perciò questa è l'alternativa. Seconda cosa, se l'inquadratura fa schifo, la luce fa schifo, sono un po' sfocata, eccetera, eccetera, è perché ho registrato due volte il video, una, forse tre, una con la GoPro, sì, e che poi mi ha dato problemi e quindi ho dovuto cancellare tutto. Uno con la Canon che poi ho scoperto che non stavo registrando, e credo questo appunto sia il terzo o il quarto, non lo so. Comunque, siamo qui. Inoltre, ho deciso di fare per oggi una cosa diversa dal solito, cioè un video tag, che è appunto l'Instagram tag, che è un tag che trovo abbastanza carino e non mi impiega appunto tantissimo tempo. Ho deciso l'Instagram tag perché trovavo anche un modo carino per conoscerci attraverso delle foto e appunto perché Instagram è il mio social preferito, perciò facciamolo. Quindi basta chiacchiere, cominciamo. Allora, uso il cellulare appunto per vedere le domande perché non me le ricordo. Quindi, domanda numero 1. Da quanto tempo sei iscritto su Instagram e qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Che sarebbe la seconda domanda, ma faccio tutte insieme. Allora, sono iscritta su Instagram da settembre 2013. E la prima foto che ho pubblicato in realtà non è stata una foto ma un video ed era un video del mio cane Molly mentre camminava e scivolava, perciò la cosa mi aveva fatto ridere e quindi l'avevo messa. Terza domanda. Vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Ci passo praticamente tutta la mia giornata e soprattutto tutti i momenti in cui non dovrei andarci. Molly, scegli. Cioè, tutti i momenti, per esempio, in cui ho qualcosa di serio da fare, in cui devo studiare, qualsiasi cosa, allora io apro Instagram per distrarmi e non concludere più niente. Qual è la tua foto peggiore su Instagram? Ce ne sono così tante che scegliere sarà difficile. Una delle foto peggiori è sempre tra le prime che ho pubblicato ed è questa qui. Ed è orribile perché prima al tempo andava di moda, diciamo, farsi le foto con la luce sparata in faccia in modo da non riconoscere i tratti, perché questo ci faceva sentire più belle, forse, non lo so. Comunque, oscena, si vedono solo i miei boccoli fatti male e i miei occhi con un eyeliner messo in modo sceno. Naso, bocca e sorriso, no. Eppure questa foto, cioè, è arrivata a 65 mi piace, non mi spiego come. Quinta domanda, qual è la foto che ha avuto più successo? Allora, la foto che ha avuto più successo, o meglio, in realtà le foto che hanno più successo sul mio profilo Instagram sono quelle col mio ragazzo. Da una parte è una cosa bella, perché comunque vuol dire che siamo carini. Dall'altra è una cosa un po' triste, perché vuol dire che se sto da sola non mi caga nessuno. Comunque, la foto che ha avuto più successo, credo, su Instagram, cioè almeno che io mi possa ricordare, è stata la foto del mio 18° compleanno, questa qui, che è appunto una delle foto per cui ho avuto più mi piace, e qui tra l'altro allego un ricordo bellissimo, perché il mio 18° compleanno è stato bellissimo, sinceramente, non ho niente di cui lamentarmi, la festa è stata perfetta, il cibo perfetto, la musica perfetta, la gente perfetta, tutto bello davvero. Anche se ero l'unica persona sobria in 80 persone, compresi adulti e un altro po' bambini, ma non mi spiego come questo sia possibile, ma va bene, è stata una festa bellissima e l'ho fatta a tema hawaiano. Quindi tutte erano vestite appunto con camicie fiorate, hawaianas e così via. E io avevo un vestito rosa, cipria, e una coroncina di fiori sulla testa. Domanda numero 6. Quanti follower hai? Quante persone segui? Ho 1493 follower e seguo 503 persone, tra cui praticamente solo persone famose. Chi è l'ultima persona che ha messo mi piace di una tua foto? È un atelier, di cui non citerò il nome per privacy,
e l'ha messa appunto all'ultima foto che ho pubblicato, che è un po' scena, però va bene. Cito una persona famosa che segue un'azienda, una marca, ne seguo così tante che anche qui c'è l'imbarazzo della scelta in realtà, comunque vediamo. Abbiamo Bella Hadid, Kendall Jenner, Chiara Biasi, Painosti, Beatrice Valli, Gigi Hadid, Bianca Balti, Federica Naggi, insomma, via dicendo. Giusto per abbassarmi un po' l'autostima quando ci vedo su Instagram. No, sto scherzando comunque. Domanda numero 9, mostra da 1 a 3 foto che preferisci. Escluse quelle appunto che ho mostrato fino ad adesso, più che altro quella del compleanno. Una foto che mi piace molto è questa, che mi ricorda appunto il mio viaggio in Thailandia che ho fatto ad agosto dell'anno scorso. Quel giorno sono salita su questo elefante che non mi ricordo come si chiama, però tipo qualcosa come Peng, Xiao Peng, non lo so, qualcosa del genere. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque sono salita su un elefante, dai cazzo, chi l'ha fatto? Però allo stesso tempo mi ha fatto un po' schifo, perché sì, bellissimo, in foto non si capisce, però venire abbracciato da una proboscide non è esattamente la sensazione più piacevole del mondo, venire abbracciato da una cosa ruvida, pelosa, secca, dura. Però nel complesso è stata una bella esperienza. Poi un'altra foto che mi piace è questa, che è appunto il giorno in cui mi sono fidanzata col mio ragazzo, solo la mattina, noi invece ci siamo messi la sera al ballo della scuola. Questa invece era la giornata dell'arte interna alla scuola. Non so se si usa giornata dell'arte in tutta Italia, sinceramente. Comunque questa è un'altra, è la seconda foto che mi piace tantissimo, cioè perché mi ricorda un bel momento. E poi un'altra foto che mi piace molto 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 è, se la trovo, praticamente ho una cugina che ha la mia stessa età e viaggiamo sempre insieme, cioè abbiamo fatto tantissimi viaggi insieme, davvero, siamo andati in crociera, siamo andati in Olanda, siamo andati in Thailandia, siamo andati a Londra. E quando siamo andati a Londra, non so perché, avevamo preso la stupida idea di farci un selfie con qualsiasi cosa e persona, anche che non conoscessimo. E quindi questo è un collage che in realtà ha pubblicato lei e io ho ripostato, che contiene alcuni dei selfie che ci siamo fatti, per esempio con la Tortillas nel parco, con dei ragazzi sconosciuti a un cavallo, con un tipo mascherato. Vabbè, niente, quindi mi ricordo il viaggio che comunque è stato bellissimo. Poi, domanda numero 10 e ultima: qual è l'ultima foto che compare nel tuo profilo? L'ultima foto che compare nel mio profilo in realtà è oscena, perché l'ho fatta di prima mattina e io di prima mattina non sono esattamente un bello spettacolo. Infatti la descrizione è io e la mia voglia di vivere, ed è questa, anche se è comunque meglio della prima foto che ho mostrato, forse. Allora ragazzi, il video è finito, spero che questa tipologia vi sia piaciuta, se è così comunque scrivetelo nei commenti e fatemelo sapere. Io l'ho trovata una cosa carina anche per conoscerci meglio, quindi per raccontarvi qualcosa di me. Perciò niente, se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ogni venerdì metterò un nuovo video e comunque se ci dovessero essere delle alterazioni ve lo farò sapere nei diversi social, di cui vi lascio il link qui sotto. Perciò grazie mille e un bacio!